Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo avanti col progetto del Ciao 75 Pulini. Io avevo cominciato a scaldare il cuscinetto in olio bollente, poi ho finito il butano della bomboletta, allora continuo a scaldarlo con il phon. Ho già messo il rasoimento sull'avvolumotore originale, spina 810 anticipato, e continuo a scaldare. Adesso vedete il vapore perché era bagno nell'olio che stavo scaldando il cuscinetto, che è nuovo, solo che poi è successo che ho finito il butano di quelle bombolette da campeggio, di quei fornelli da campeggio. Allora adesso continuo a scaldare così, adesso c'era un po' di vapore perché c'era l'olio, ma il cuscinetto è nuovo. Adesso se voi volete fare, non volete che diventa brunito, che diventa scuro il materiale, fate che farlo con bagno d'olio, appunto, ma non succede niente anche se lo fate a secco, comunque cambia solo colore il materiale, ma non si rovina il cuscinetto. E se fate un lavoro sul motore originale 6202 lato albero corto, diciamo, semialbero, da questo lato qua che vedete, dall'albero del lato volano, 6202 C3. Io metto ambi i lati C3, così almeno sono tranquillo. Adesso prendo una pinza da seggiole esterni, così quando considero che sia abbastanza caldo provo a metterlo sull'albero. Adesso ha cambiato colore, vediamo se sull'albero ci va. Vediamo se va. Sì, è andato perfetto. Adesso io cosa faccio? Lo faccio girare, prendo un po' di olio. E lo faccio girare. Ovviamente l'olio per il vapore, poi vaporizzo, poi va giù. Poi massimo dopo ne metto dell'altro. Adesso nel frattempo prendo l'altro cuscinetto e comincio a scaldare l'altro cuscinetto. Anzi, per fare meglio facciamo così, visto sì che poi così sono più questo qua, c'era un po' d'olio, ma non importa. Faccio così, qua appoggio qua, metto subito il rasoimento, se no mi dimentico. E scaldo qua il cuscinetto. Così poi mettiamo anche l'altro cuscinetto. Così è anche meno pericoloso. Se scaldate con l'olio, mi raccomando, state attenti a non ustionarvi, state attenti a non che mi schizza l'olio negli occhi. Mettete dispositivi di protezione individuale sia per le mani e con i guanti appositi, e anche per la respirazione, la mascherina per respirare olio che diciamo vapore di olio scaldato. Invece così diciamo è meno invasivo. Sì, viene un po' brunito, viene un po' scuro. L'altro è venuto più scuro perché era già macchiato d'olio, non parato. Adesso vediamo se entra già, magari a volte basta già. Sì, è entrato. Sicuramente a tanti non gli piace così, li capisco. Però io oggi faccio così, non importa, dai, tanto l'ho fatto tante volte, lo succede tanto, poi quando il motore lo usi comunque si scalda le cuscinetti. Loro funzionano lo stesso. Adesso cosa faccio? Sposto questo, lo metto a raffreddare per i cavoli suoi, prendo qua sempre questa scatolina qua, ci appoggio il carter, comincio a scaldare il carter quello grande per infilarci dentro, cercando di mettere in modo che non cada, che stia in equilibrio, e ci infiliamo dentro, lo scaldiamo per infilarci dentro l'albero motore, con il cuscinetto con l'albero motore che abbiamo appena assemblato, diciamo. Così mi appoggio qua, se non si può appoggiare su qualcosa di meglio che è più sicuro che non cade, diciamo niente. Io di solito scaldo fino a che il calore arriva qua ai prigionieri, quando il calore arriva ai prigionieri che sento che
che non riesco più a toccare tanto il carter, che i prigionieri sono caldi, che il calore si è diramato fino ai prigionieri, vuol dire allora che è il momento giusto che si può infilare il cuscinetto. Potete usare anche un fornello da gas qualsiasi, se non avete il phon così da carrozziere. State sempre attenti solo a non bruciarvi quando fate questa operazione. Ovviamente usiamo sempre lo strumento di dilatazione termica per non stare a battere, perché se batti non è bello, perché non è un bel lavoro, diciamo. Adesso cominciano ad essere tiepidi i prigionieri, perché il calore viene dissipato su tutto il carter. Ovviamente lì la zona più interessante del scaldamento è più bollente, però quando qua arriva che è parecchio caldo, allora sono dell'idea che può entrare. Adesso sono caldi i prigionieri, direi che si potrebbe provare. Adesso quando prendo l'albero sicuramente farò delle gocce d'olio, perché c'è l'olio, è ovvio. Adesso faccio dalla prima giù un po' lì. Vediamo un po' se cala. Sì, è andato. Gira anche bene. Adesso lo lasciamo lì. Adesso cosa faccio? Prendo la guarnizione, prima mi ungo le mani con l'oliatore, così, tanto i guanti, e così bagno la guarnizione. Alcuni dicono che è sbagliato bagnare la guarnizione, ma io dagli anni 90 ho fatto tanti motori, anche se lo faccio come hobbistico, l'ho sempre bagnato e mai avuto nessun tipo di problema, diciamo. Così. Adesso cosa faccio? Adesso prendo il carter piccolo. Questo, che sennò col calore può bruciare. Prendo il carter piccolo e vado a scaldare il carter piccolo per farlo dilatare. Vedete, tengo così. Anche qui, quando sento che il prigioniero viene bollente, vuol dire che sono arrivato in una dilatazione tale da poter fare l'accoppiamento e allo stesso tempo che riesco ancora a tenerlo, diciamo. Se scaldiamo da dentro, meglio ancora, perché ed è lì che ci interessa prima che si dilata che fuori. Ricorda che qua ci sono i fori per la lubrificazione, sono stati dilatati. Possiamo provare a vedere se già entra, perché comunque magari può già entrare. Infatti sembra che sia sufficiente. Scaldo ancora un po' qua. E prendo un martellino di gomma, ma tanto è già praticamente entrato. Adesso ovviamente cosa faccio? Prendo i perni. Per la guarnizione più che altro, li metto al contrario, solo per imboccare la guarnizione giusta, che non si va a rovinare all'interno, solo per stare tranquilli, diciamo.
Perché ad esempio qua c'è già, oltre ai capi, delle guarnizioni che fanno i capricci. Infatti qua, perché c'erano già i capricci qua per dire. E no, così sono sicuro che va giusto come deve andare. Poi, ovviamente, subito col petto. Praticamente era già andato. Adesso, cosa faccio? Adesso ci va molto coraggio perché è bollente. È toccare, comunque, cerco di mettermi in modo che via di mezzo, diciamo. Prendo un pelo alla volta. Vedete, facciamo così. Pelo alla volta, ci metto la rodella e il dado. Tengo giusto che non scappa. Poi prendo una chiave da 10 così a pippa. Comincio solo a appoggiare contro. Vedete? Poi faccio l'altro diagonale. Se patite, diciamo, il calore tanto, aiutatevi con, spero che si veda, aiutatevi con dei guanti contro il calore, diciamo. Qui ci vanno dei perni parzialmente filettati. Come ben notate, io ho anche dei perni che non sono parzialmente filettati, ma se servite con cognizione, senza esagerare, non si dovrebbero reggere. Non è, no. Fanno il loro lavoro lo stesso, diciamo, perché mancavano 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comincio a stringere solo in diagonale. Adesso, vedete, questo è originale, che è falsamente filettato in questo colore qua. E poi ci sono quelle, questo qui che non è originale, che è un perno da 6. Adesso cosa faccio? Ci metto un altro perno. Adesso, dissipando il calore, è ancora più bollente di prima. Comunque, piano piano, massimo possiamo tenere con una chiave così. Chiamo rondella e dado. I dadi sono usati, li ho recuperati un po' di qui, un po' di là. Cerco di fare in modo che si veda quello che faccio, perché molto io essendo mancino faccio le riprese. Si vede, 2-3, adesso vado a mettere questo. Situazione più bollente adesso perché dissipa il calore. Così. Vedete come gira libero. Se gira libero così, siete già sulla buona strada, diciamo. Adesso metto l'altro. Rondella. Andiamo a stringere, spero che si veda. Allora, partiamo di qua. 1, 2, 3, diagonale, 1, 2, 3, poi facciamo 1, 2, 3, diagonale, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Poi facciamo il controllo. 1, 2, 3, con cognizione. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso sposto qua la carta perché non prende fuoco, però si sa mai col calore. Ma questo qui lo tolgo proprio, visto che è sporco di olio, qua c'è il seggio. Direi che gira bene. L'olio c'è già perché
Io dico sempre, va bene lubrificare, ma non esagerate, perché poi quando fate il primo avviamento, cosa succede? Posso pure cosa succede quando fate il primo avviamento? Che poi non parte, fa mucchio di fumo, si brucia la candela. Una volta che avete lubrificato un po', non bisogna poi straesagerare. Adesso vediamo, adesso vedere dove ho messo il parolio qua. Questo qui è il suo bel parolio, adesso mi ungo un po' le mani, ungo fuori e dentro. Riscorre bene. Professionisti usano una specie di fettuccina perché dicono che qua dove c'è il taglio della chiavetta si rischia di rigare il paraolio, ma io non ho mai avuto problemi, diciamo, con i moped, ho sempre fatto la tenuta. Adesso andiamo giù, visto che questo qui è morbido, questo qui blu, questo qui azzurro, è morbido, entra bene. Voi non fate troppa pressione, sennò vi cade dentro. E alla fine lo mettete sulla fine, lo mettete persino dentro, che poi è troppo. Se voi vedete che magari, se voi vedete che non riuscite a fare forza, di prendere anche una chiave così, solo sul fianco, vi aiutate giusto per far andare a filo. Ovviamente facendo con cautela, solo spingendo così a mano, senza fare danni. Perché sennò potete anche prendere una chiave più alta, tipo questa qua, tubo così, spingete a mano se considerate di essere aiutati, potete fare con cautela. Perché sennò ovviamente rischiate di fare dei danni. Io a volte ho battuto piano piano, ma proprio in casi rari, ma ho battuto quando usavo, ad esempio, c'è quello della tena che è nero, che è tanto duro come entrare, entra molto con difficoltà, e allora batto un po' con cognizione, ma l'ho già fatto vedere in altri filmati. Se si può evitare di battere, è meglio. Adesso guardavo se riuscivo a far andare bene a filo, perché qua entra proprio preciso preciso. Lavo lì sul fianco, al massimo diamo un colpettino piano piano, perché io voglio proprio che entra preciso sul fianco. Spero che mi sono spiegato. Praticamente qua vedete sul fianco che così almeno siamo sicuri che fa tenuta, che non è entrato, però io voglio che stia a filo lì, vedete? Perché poi succede che se c'è tanta compressione può anche sputarlo fuori, no? E a me non piace che lo sputo fuori. Vediamo un po' col martello di gomma se così. Così è andato già proprio più a filo, così mi piace. Qualcuno mi può criticare, direi, battuto col martello di ferro sulla chiave. A parte che le chiavi sono modificate, ma poi ho battuto piano. Adesso vi faccio vedere. Vedete che adesso è bello a filo, così siete sicuri che non scappa e fate notte. Adesso ovviamente l'albero sarà sempre morbido, ma lei è un po' di meno, vedete? Perché c'è il paraolio che fa tenuta e lo frena un po'. Infatti tanti sono preoccupati, dico, lei metto il paraolio, il volano e l'albero motore non gira più libero come prima. E invece è giusto che sia così, perché a volte con le motocross si vede ancora di più quando o con gli altri motorini quando si fa questo, perché lui fa tenuta. Adesso a questo punto qua si può andare avanti a montare il motore, perché poi la parte elettrica conviene montarla dopo, così almeno c'è già il cilindro montato. Adesso questo lo tolgo che non ci serve. Io vi dico una cosa, per non sbagliare, che poi uno si dimentica, io la guarnizione del cilindro la vado sempre a montare subito. Perché poi senza fare apposta uno si dimentica. Prima di tutto vediamo come va montata e come non si sbaglia. Ovviamente vediamo i fronti scarico, va montata così, non ci si può sbagliare, diciamo. Se poi fa fatica a entrare, perché ci sono magari, è normale, a volte la guarnizione fa un po' fatica ad entrare, piuttosto di fare danni, io faccio sempre così. Metto questo più basso possibile, la biella, poi dopo appoggio sopra la testa e così la spingo giù con la testa, così non la rischiamo di rovinare. Vedete? E così è già entrata. Vedete qua, avevo già la corda di travasi, frate scarico, quella l'avete già visto.
Adesso la testa la mettiamo di qua. Adesso c'è il discorso cilindro. Qui il cilindro ve l'avevo già parlato, era stato già filmato, allargate lo scarico, alzate lo scarico, allargate qui, è stato già un po' preparato. E adesso cosa faccio? Il pistone, io ci sono i suoi seggi piccolini, ma a me piacciono questi, ho messo questo, ne ho già messo uno. Fin dopo qua c'è lo spinotto che io vado a infilare con la sua bella gabbia rulli, che è qua. E poi dopo vado a mettere l'altro seggio di chiusura. Adesso sappiamo, no, che l'aspirazione è questa, perché da questo lato qua, perché ci sono le finestrelle di aspirazione e lo scarico, ovviamente qua dove c'è lo scarico, visto che qua la freccia è consumata o non c'era, se no c'era va così, vedete le finestrelle che combaciano con queste finestre qua nel fronte scarico, e qua ci sarebbe stata la freccia dello scarico, che adesso non c'è. Le fasce sono nuove, adesso le avevo messe in questa confezione qua, ma sono nuove. Adesso le vado a montare. Qua ci sono il cotter dei grani, vedete che il cotter, adesso tolgo un attimo questo. Il cotter dei grani, la fascia deve incontrare il grano qui, come ho già spiegato altre volte. La potete mettere a rovescio. Adesso metto prima, sono belle nuove, sono un po' rigide, ma è normale. Metto prima una fascia e poi scendo, la metto sopra, poi scendo e metto là sotto. Qui ognuno ha i suoi metodi per mettere le fasce, per io faccio così e poi c'è l'altra, sempre il solito discorso per il grano, così. Adesso io vado a ungere il cilindro un pochettino, mi ungo le mani così. Ora metto ancora un goccio nel cilindro. Poi adesso mi raccomando, state attenti con il grano 1 e 1-2 dove si incontra quando andiamo a chiudere le fasce, che non pizzicate in mezzo. 1-1-2. Quando fate così come faccio io, che si va a mettere prima il pistone del cilindro, mi raccomando, infilatelo poco per fare in modo, perché se voi lo infilate adesso vi spiego. Adesso comincio a mettere qua l'aspirazione. Va di lì, quindi va così. Quando? Adesso vi spiego una cosa. Uno e uno, due. Va così. Adesso ovviamente con le fasce nuove si fa appena più fatica, perché la tenuta è, diciamo, maggiore, no? Quando voi lo mettete, vedete che adesso io l'ho un po' girato con lo spinotto, mi metto in posizione giusta. Dovete stare attenti, perché se voi, qual è il problema? Che vedete qua c'è il, qua c'è la luce, no? Se voi quando mettete le cose siete un po' storti, vi spiego, qua c'è la luce. Se voi quando mettete siete un po' storti e non state attenti, scappa la fascia e gira, voi rischiate di fare del danno. Adesso io raddrizzo, perché qua mi sa che sono proprio a fila di come è stato limato il motore delle fasce. Adesso vedete, perché io come ero, è un po' difficile, cioè vi spiego. Se io ad esempio metto il pistone così, è dritto e giusto, vado dentro e non è ancora, vado dentro, giro e la fascia va in una luce che può essere ultravaso, quello che vuoi, e si apre lì. Voi siete fregati, difficilmente. Se non riesce col cavicevitino a farla rientrare e mettere il pistone dritto, bene, se no per togliere il pistone spaccate le fasce e rigate il cilindro. Dei miei amici e le ragazzine avevano fatto quell'errore lì per provare a fare su e giù come sto facendo io adesso, però spostando un po' così. Il
Infatti, di solito quando si cambia un pistone o si fa qualcosa, si fa il segno dei grani dove va, che il grano deve andare sempre nel punto, girare nel punto P, non deve andare mai dove ci sono le luci aperte, se no è un problema. Spero di essermi fatto capire, diciamo. Quindi, frate scarico, le luci del pistone corrispondono al frate scarico qua. Vedete, sbagliavo, ho già messo un seggiole. Poi dopo vediamo benissimo che col motore appoggiato così, che è anche comodo, se usare la morsa siamo già comodi. Andiamo a infilare un po' dentro qua così. Questo è proprio il metodo più sempliciotto. Poi la gabbia rulli. Andiamo a oliare un po'. Sì, qua fare questo metodo qua è un po' scomodo perché le mani grosse come me, perché qua non è un motorino, c'è meno spazio e capisco che è un po' scomodo, diciamo. Però poi una volta che si vale il pistone così, che non scappa più la gabbia rulli, spero che si vede quello che sto facendo. Non si vede proprio nello specifico, però adesso magari mi sposto un po' e faccio vedere così da vicino. Vedete, noi abbiamo questa situazione qua, qua che c'è il finestrino bello aperto, si vede. Siamo riusciti a mettere la gabbia rulli lì, nella BL. Adesso lo spinotto andiamo giù, vediamo quando siamo centrati, muovendo qua ovviamente adesso io ho le mani grosse, non ci faccio comunque, e andiamo giù, avete capito? Adesso metto di nuovo l'inquadratura al suo posto. Adesso piuttosto aiuto, non ci passo tanto con le dita, mi aiuto con un cacciavitino qua così da spostare giusto la. Adesso devo solo vedere con una luce, sono abbastanza in mira, perché sembra, ma non è sempre facile come sembra, diciamo. Adesso io prendo il martellino, come faccio di solito, lo colpettino piano piano, vedere se scende. Adesso non è che faceva forza, solo sapete cos'è, che il banco è morbido e riflette il colpo e sembra che batti più forte di quello che è, quando invece non è così. Adesso prendo qua, perché vado a mettere il seggio per non far andare a finire il seggio dentro, se mai scappasse. E vado a mettere questo seggio qua con le pinze, queste qui. State attenti a calzare la gola, perché questi seggio qua sono un po' lordi da mettere, hanno una bella tenuta ma sono complicativi da mettere. Poi prendo un cacciavite piatto così, faccio girare, faccio un giro o due per vedere che girando non scappa dalla sede. Vedete che non scappa, perché è nella sede. Nella gola, dite come volete, lo metto così, così non spezzo il velo d'olio. Adesso vi faccio vedere meglio da vicino. Vedete? Adesso piano piano vado giù e proviamo a far girare. Ovviamente si fa più fatica a girare a mano perché c'è la compressione delle fasce nuove e c'è poco olio nel motore, comunque è preciso perché io ho già fatto un falso montaggio. Quando andiamo giù al punto morto inferiore, potete ben vedere che il pistone è perfetto, scopre tutta la luce di scarico. Vedete? E anche i frate scarico sono aperti, che sono stati limati. Lo squish avevo fatto un falso montaggio 1,2 con la sua guarnizione di rame, che adesso vado a mettere. Qua c'è il forettino, c'è il foro del decompressatore, che è questo. Non mettetelo al contrario, se no andate bene. Mettiamola così. Anche questa qui è giusta, usiamo la testa per aiutarci.
Adesso a questo punto qua si può andare a montare la testa con le sue rondelle. Qui questa alzavalvole a me è stata simpatica perché non mi serve, però la lascio lo stesso. Capitasse che uno vuole cambiare idea, ti serve per qualcosa. Messo una rondella sotto e una sopra qui. Poi metto una rondella di qui e una di qua. Ci metto le Glover, anche se di solito non aspono con le Glover, però io le metto lo stesso, così per le vibrazioni siamo più tranquilli. Adesso poggio la candela in modo che non vada nessun detrito nella testa. E vado a mettere i dadi. Ricorda che questa è una testa Pollini a scoppio centrale, che è proprio da 75 Pollini per il ciao, perché la testa è piccola. Adesso prendo una chiave, che sono proprio comodo. Ovviamente uno cerca poi di centrare meglio possibile la testa. Adesso metto anche l'altra vite. Se balla la ripresa perché il banco si flette e balla, non sono effetti speciali. Adesso questa valvolina qua, questa qua andrebbe tenuta ferma mentre che servite, perché sennò si va a spostare, sta morta. Tanto a me non mi interessa dell'alzavalvole, però già che ci siamo la evitiamo nel modo corretto. Prendo questo. Cominciamo a evitare un po' quello lì, poi evitiamo un po' qua. Qua abbiamo tre prigionieri, come ben sapete, quindi a fare a croce si fa per modo di dire. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Io faccio sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adesso la testa non mi sembra tanto centrata, perché adesso facendo le filmate devo smollare e cercare di spostarla, perché avendo gioco la testa e non è centrata, vedete? Lo vedo già che se il profilo esterno non è centrato. Adesso allora andiamo a svitare di nuovo, vediamo dove si può riprenderla. State attenti se cercate di fare la centrata il più possibile, perché il problema di questi. Adesso io devo fare la ripresa, sono più scomodo che. Perché ecco, il problema è di centrare questa testa perché sono tre prigionieri. Alcuni fanno le boccole di centraggio per essere più precisi, specialmente se c'è uno squish parecchio basso, perché sennò c'è il rischio che batte poi in testa. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Adesso vado a evitare la candela un pochettino. Adesso ovviamente prendo una chiave da 10, perché sennò. Schiacciamo l'alzavalvola, ovviamente è libero. Ok, adesso qui ho un perno dell'Olimpia, che sono originale per la cuffia. Avendo la testa del ciao, ho comprato una cuffia per il ciao. Io di solito faccio così per posizionare, per vedere dove va la molletta. Metto la vite, questo, e poi avvito questo qui.
Adesso prendo il cacciavite da evitare questo, la stella. Adesso qua vitacco un po' storto perché non è il massimo dell'Olimpia questa roba qua. E devo anche da evitare comunque. Cerco di prendere la misura. Diciamo che più o meno per ipotesi può andare bene qua. Allora svito, incastro un po'. Poi prendo un martellino. Questo punto qua, questo va così, vediamo se può andare o se è spostato, perché a volte sposta la misura, infatti si è spostato, va un po' più in là. E ci va pazienza a volte per questa roba qui. Perché poi quando si pianta un po' più in là. Questo qua combacia il foro. Sì, adesso combacia. Fa la prova del 9, ci metto questo, anche se non c'è la parte elettrica. Così. Poi metto questo così. E qua dovrebbe combaciare il foro, sì. Solo per fare la prova. E così con la cuffia, vedete, la cuffia abbiamo risolto. Adesso qua secondo me va un pelo più su la farfallina, così non va a sforzare troppo, perché queste cuffie qua ovviamente nel set originale ci va un pelino più su la farfallina. Ok, comunque abbiamo fatto la misura, questo lo possiamo togliere, allora lo metto un pelo più su. Così proviamo, vediamo come si è messo, se è troppo, se va bene. Così dovremmo andare bene. Adesso controllo. Vediamo un po'. Dove questo va sopra, per qui, a parte che deve andare bene. Adesso deve andare un briciolino più giù. Così. Ecco, così il contro è preciso, abbastanza preciso, abbastanza preciso, vedete? Qua. Così almeno quella lì l'abbiamo già messa a posto. Adesso non vorrei fare un fattore di filmato, però mi fa piacere andare avanti. Tanto qui la sbrogliamo abbastanza veloce. Vi spiego che cosa. Adesso schiaccio qua l'alzavalvola per andare su. Ok, vi spiego il discorso qual è. Allora, io praticamente qua non vado a mettere la bobina delle luci, metto solo quella della corrente. Ne ho presa una nuova, ma a 7,50 euro cinese. Io so contro le cose Madincino, comunque sotto marca, però ho detto provo, non ne ho, per provare costa niente, sono 7,50 euro, magari poi sono soldi mal spesi, però provo, perché a volte danno corrente e poi non va, però voglio provare. Tanto io lo faccio così per sfizio, non è che ho problema se poi il motore non parte a togliere il motore o se non va. Poi ho preso condensatore dell'F nuovo e poi qua ho le puntine. Io le ho limate, ho già fatto il filmato apposta delle puntine perché sennò non andava a combaciare con la camma. Adesso qua ho la
la chiavetta che vado a mettere, che la chiavetta traina sia traina la camma e allo stesso tempo invece oltre a trainare la camma fa anche l'incastro dell'albero, ovviamente. Questa è la camma. Così. Poi ho fatto un filo per dare alimentazione alla corrente esterna, alla bobina alta tensione. Un filo da 1,5 di impianto elettrico su 220 volte. L'occhiello è abbastanza grande, ma io lo metto in mezzo tra l'occhiello della bobina e il condensatore perché non ho occhiali più piccoli. Ma va bene comunque, secondo me. Adesso faccio passare qua il filo. Questo qui e questo gommino qua è per questo gommino qua è il contrario. Questo gommino qua è per mettere l'elettronica, ma avevo questo. Ho fatto un po' le cose non essenziali, diciamo, non importanti, ho usato pezzi di recupero, vedete? Giusto per. Adesso l'avevo appoggiato, facciamo così. Metto questo gommino qua, metto giusto tanto per mettere il gommino e lo mettiamo così, vedete? È per motore elettronico, non è per... Comunque, adesso la camera è andata giù perché ho girato, comunque, la rimettiamo sul posto. Poi faccio così, prendo questo cavo qua, lo infilo qui così, facciamo uscire. Come sempre il cavo della corrente si fa passare sotto il condensatore e poi va qua, però adesso ovviamente devo mettere ancora la bobina, il condensatore e puntina. La bobina va qua, qua le viti non sono le sue originali, sono viti qualsiasi, ma non importa, io le stringo bene. Vedete questo cavo qua lo facciamo passare sotto, come va fatto lì, come quando vi ho fatto vedere quando si monta le puntine. Poi dopo qua c'è il condensatore, adesso con il condensatore manca questo che il feltrino che ce l'ho, ma non riesco a trovarlo, non mi ricordo dove l'ho messo. Massimo lo faccio partire senza, poi glielo aggiungo perché non, glielo aggiungo perché non lo trovo adesso, che è quello che fa pulire la camma delle puntine. Ne avevo preso belle nuove, ne avevo preso un paio, e solo che poi sicuramente senza fare apposta l'ho spostato da qualche parte e non mi ricordo dove l'ho spostato. Faccio sempre così perché sono qua ci va una pazienza. Adesso lo appoggio piano perché poi così sto filo qua una volta vado a stringere si blocca. Allora adesso non vado a stringere forte il condensatore in modo che questo filo qua si può ancora spostare. Poi prendo le puntine. Le puntine hanno la posizione che questo va qua in questo foro dove gira e poi dopo qua c'è la posizione. Solo che perché ho dovuto limarle? Perché se no già a riposo erano già troppo aperte. E allora per quello le ho limate. Adesso prendo solo il cacciavite stella che magari è qua. Adesso le metto proprio così, le avvito senza registrare, giusto per andare avanti, ok? Adesso, a questo punto qua, io voglio mettere questo filo qui qua c'è il filo del condensatore, qua c'è il filo però io cosa faccio? Metto questo filo qua, lo metto in mezzo, questo qui nero, perché c'è l'occhiello grande, questo qui io lo vado a mettere sopra. Adesso preparo la vite, vedi? Adesso con i guanti è tutto più scomodo lavorare con i guanti, comunque. Piano pianino ce la facciamo. Adesso cosa faccio? Questo qui. Adesso comincio a vitare contro. Anche se il cacciavitino è piccolo, è giusto per vitare contro. Ok,
adesso prendo un cacciavite leggermente più grande da evitare meglio. Poi cosa faccio? Prendo un paio di pinze da tenere qua quando avvito per non fare danni e vado a evitare più forte. Così ho evitato più forte e non si sposta più. Adesso a questo punto qua, sto filo qua. Mi raccomando, quando mettete i fili, fate in modo che ne occupino meno spazio, che non vanno nella rotazione del volano. Adesso qua la bobina manca delle luci, però se fa venire le luci stanno qua all'interno. Boh, però anche qui cercate di fare in modo che non vanno nella rotazione del volano. Adesso vado a stringere questa vite qua dove tiene il condensatore. Il condensatore ovviamente cerco di metterlo anche lui che non occupa troppo spazio. Adesso sto usando il cacciavite grande. Se usate il cacciavite grande così, non fate troppa forza, perché un attimo a spezzare quella vite nel carter o sfilettare. Fate 1, 2, 3 con calma. 1, 2, 3. Boh, lui non scappa più. E adesso andiamo a evitare questa bobina. Con le sue viti che non sono originali. Però il filetto è giusto, anche la lunghezza è giusta. Cerchiamo di tenere, quando evitiamo, più dentro possibile, più vicino all'albero possibile le bobine, in modo che non, c'è un po' di gioco sui fuori, non va a raschiare nella rotazione del volano. Adesso ovviamente devo prendere un cacciavite adeguato per la situazione, perché queste qui sono viti, non sono le viti esatte sue. Massimo, poi io me le procuro le sue vite. Adesso non badate che ho messo queste vite che non sono le sue per fare il filmato. Io poi ce l'ho da qualche parte, le trovo, metterò la sua bobina originale, le sue viti, metterò il filtrino. Ma adesso io per far dire poi il motore faccio così. Questa è la molletta che va qua. Vi posso dare un consiglio: prima di mettere il gommino e chiudere il volano, appoggiamo il volano e vediamo che non tocca da nessuna parte. E poi anche qua che c'è spazio. A questo punto qua vado a togliere e metto il gommino. Mettere il gommino è una cosa abbastanza noiosa, perché il gommino, questo qui, per metterlo bene, io cosa si fa? Conviene sempre partire dalla parte di sopra, perché è la parte dove è più scomoda poi di andarlo a infilare, questo, diciamo, dove c'è la dove lui va a incalzare. Io faccio sempre così. Vedete? E poi dopo, non è facile, però poi dopo con un cacciavite piano piano spingo di qua e faccio entrare il resto. Sei obbligati, perché non c'è altro metodo, fa tutti così. Perché se poi non lo fate entrare bene, lui scappa. Poi cosa succede? L'avete messo. Questo è fatto apposta da mettere e toglierlo anche per regolare il puntino con motore montato. Però adesso, essendo comodi, vedete che voi potete accorgervene che qua, vedete che non è calzato bene qui. Allora qua lo vado a tirare su il bordo, perché sennò vi scappa poi. Con il cacciavite mi aiuto. Per quello che l'esperienza dice, faccio vedere bene con la luce se va. L'esperienza dice: se io lo vado a incalzare di qua, che è più comodo, poi quando devo andare su col cacciavite di là non riesco, è scomodo. Invece, avendolo fatto di sopra, adesso lo incalzo di qua col cacciavite, l'ho incalzato, adesso gli do una soffiata, perché qua c'è della polvere di limatura vecchia che ce l'ho già magari qualche parte. Adesso cosa faccio? Vado a mettere il volano. Adesso cosa faccio? Ovviamente non posso andare a stringere il volano, sono le regole puntine, no? Il volano è a posto, gira bene. Allora adesso facciamo la regolazione puntine, perché la bobina l'ho stretta, il condensatore l'ho stretto,
il cavo di sopputino l'ho stretto e adesso vado a regolare le puntine. Spessimetro. Punto morto superiore, più o meno quando la chiavetta mi era qua, siamo al punto morto superiore. Poi, spessimetro, prendiamo la lama 35, manca se meno 40, va bene. 35. Svitiamo le puntine. Queste puntine qua sono tutte tranne che originali, quindi il prodotto è già di per sé scadente, lo metto, cioè lo so. Allora, quando la mettiamo a 35? 35 teniamo chiuso e dobbiamo fare in modo che... Allora, infilo la lama da 35. Così, teniamo chiuso così. Controlliamo che quando stringiamo non si sposta tanto. Dico tanto perché a volte si va a spostare. Adesso sta candela qua la svito perché mi dà fastidio. Se no, troppo compressione. Così sono più comodo a lavorare. Allora, quando arriviamo qua, si aprono. Qua c'è il gioco del punto morto superiore. Più o meno avrò 35-40. Adesso sono allargato un po'. Io sono partito da 35 perché poi evitando, se sono allargato un po', vado anche a 40. Ma mi sta bene 40, non mi dispiace, diciamo, anche se io consiglio sempre 35. Adesso mi sa che qua è di più, persino troppo. Eh sì, 45, allora devo smollarle. Perché a volte non sono andato in piano le piastre di queste puntine, non essendo originali, allora capita queste cose qua. Quando si va a stringere cambia la posizione, allora. Perché tanti a volte mi chiamano, dicono non riesco ad andare, ho regolato giusto, poi dico hai controllato che non si è spostato quando è evitato, cose del genere, poi controllano e si rendono conto che magari si è spostata la misurazione. Anche perché, secondo me adesso siamo più o meno a 40, perché non è tutto, ecco, sì, siamo andati a 40, li lascio 40, tanto poi devo riaprire sto motore per finire la cosa, voilà, adesso. E mentre cosa faccio? Lì ho già avvitato, c'è tutto avvitato, vado a chiudere. Adesso provo su da corrente. State attenti a non farmi male, perché qualcuno mi ha detto che ho preso le dita lì in mezzo, mi sono fatto male. So se si vede la corrente, io la vedo da sé. Aspettate che... Adesso cosa faccio? Prendo una bobina. Prendo una bobina come questa. Metto il cavo, il cavetto dentro. Adesso questo qui. Un pezzo su bobina. Metto il cavetto dentro così. E poi devo mettergli il fastone. Poi questo qui lo metto a massa, ma lo metto a massa anche solo con un cacciavite così, che appoggio il metallo, poi prendo la candela. Spero che si veda, proviamo a fare. Vedete la scintilla? Non so se si vede la scintilla. Aspetta, mettiamo qua, magari si vede meglio la scintilla. Non so se la vedete. Adesso cosa facciamo?
Voglio evitare bene il volano. Allora prendo il variatore. Il variatore o nelle, allora distanziale, qui c'è un po' di gioco sopra, ma ci sta. Variatore malosi, c'è cioè alberi grandi più, alberi grandi meno. A me piace fare così quando vado a stringere il volano, metto almeno questi due qua. Poi ci metto il dado sopra, vediamo se è un dado a portata di mano. Se è un dado a portata di mano, lo tengo sempre in mezzo di dadi quando servono, non ci sono mai. Adesso guarda dov'è. Questo dado qua che avevo già. Io ho già stretto per ho già mollato per la metà strappo, l'ho spiegato l'altra volta. Prendo così. Attenti a non usare, usate cognizione da non rovinare le alette del volano. Poi magari sposto, prendo un'altra aletta. Poi svito. Faccio il contrario, svito. Così, in teoria il volano dovrebbe già essere bloccato. Alcuni mi hanno detto posso lasciarlo libero, poi lo blocco quando monto sul telaio. E ho detto sì, ma io preferisco bloccarlo, vedete, preferisco bloccarlo subito, così sono tranquillo. Controlliamo di nuovo se fa sentire così, adesso è avvitato. Questa è la bobina di una Vespa 125 Primavera della FEMSA, sì, vedete, corrente c'è in abbondanza. Poi vediamo se sia corrente che funziona, speriamo. Ok. Adesso mettiamo il coperchio del coprivolano. Io queste viti, anche queste non sono originali, ma vanno bene comunque. Il loro lavoro lo fanno, sono la testa. Non sono la testa fresata piana, ma sono la testa conica, ma vanno bene. Vediamo qua. Sono ancora uno, perché a volte qua questi coperchi non originali sono molto precisi la foratura, non è come quello. Questo qui non è originale, sto coperchio di plastica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso mettiamo questo, ovviamente lo mettiamo sopra, qui lo va sopra, così lo accomodiamo bene l'aria. Sì, lo stavo mettendo al contrario, ecco questo che non mi combaciava. Mettiamo sopra, così, e andiamo a stringere. Con la sua vite. Non so se si vede, spero di sì. Ok. Adesso sentiamo, adesso. Sento un rumore come se c'è qualcosa che vibra. Si vede che o va a toccare il coprivolano, l'elettrico, toccano contro questo coprivolano qua. Sento un leggero fruscio. Poi dovete stare attenti quando girate il volano, sentite il fruscio. Adesso vado a svitare un po', vediamo il fruscio dove arriva. Se arriva il coprivolano, al massimo vedo se non un altro originale,
O se devo ritoccare questo. Adesso proviamo. Se adesso non c'è più rumore, sentite? Quando ho avvitato andava a frusciare. Adesso vedo cosa fare, se no ne compro uno, se ne compro, se no cerco se ne uno originale. Comunque, se vi è piaciuto il filmato, mettete like, se l'avete fatto iscrivetevi al canale. Mi sono dilungato un po' troppo, potevo fare il filmato in due pezzi, ma avevo piacere a finire con questo filmato e vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e fate commenti. E grazie agli iscritti e grazie a chi mi segue. E ciao a tutti.